Bene, parleremo in questa lezione di errori, ma prima di parlare di errori vediamo alcune caratteristiche degli strumenti di misura. In particolare, quello che ci interesserà a noi soprattutto sarà la sensibilità, ok, come caratteristica, ma già che ci siamo, vediamo anche le altre, portata, prontezza e precisione. Allora, parliamo di sensibilità innanzitutto. La sensibilità è la misura più piccola che lo strumento riesce a rilevare. In altre parole, è la misura della tacca più piccola. E qui ho riportato alcuni esempi. Allora, qui io vedo questo righello che è suddiviso. Io guardo, devo capire sostanzialmente, se voglio capire quanto è la sensibilità, devo capire quanto vale da qui a qui. Cioè, questa la misura della tacchetta più piccola, quanto vale? Allora, se da qui a qui è l'unità, questo qui sarà la metà, 0,5. Ecco che allora la sensibilità di questo strumento sarà 0,5. Qui la tacca più piccola è l'unità stessa, in questo caso la sensibilità è 1. E qui è questo pezzetto. Allora, andando a contare, l'unità è divisa in 10 parti, quindi la sensibilità sarà un decimo, no? 1 diviso 10, quindi 0,1. Che cosa? Centimetri, se l'unità di misura della scala è in centimetri. Quindi al valore io devo capire la più piccola suddivisione, la più piccola tacchetta, ok, quanto vale. Ecco, che cos'è invece la portata? Beh, la portata possiamo dire è il valore più grande che lo strumento riesce a leggere. Nei casi che sono riportati, 4 centimetri, cioè è il valore estremo, no? Il valore più grande. I 5 centimetri con questo strumento non riesco a rilevarlo, in quest'altro strumento avremo invece 3 centimetri. Ecco, di solito sensibilità e portata sono quasi sempre in contraddizione, in contrasto l'uno con l'altro, nel senso che se io voglio pesare, che ne so, la pasta asciutta, userò uno strumento con una alta sensibilità, ma non mi serve che arrivi ad una portata di 50 kg, non mangio 50 kg di pasta. Se invece voglio pesare una persona, beh, ho bisogno, d'accordo, che la portata arrivi anche a 100, 120, 200, quello che è, ma la sensibilità non mi interessa che stimare il grammo, no? Mi accontento che stimi il chilogrammo, ok? O al massimo l'ettogrammo. Quindi di solito uno strumento lo scelgo con la portata e la sensibilità adatta alla grandezza che devo andare a misurare. E la prontezza mi dice quanto rapidamente ho la lettura dello strumento, basti pensare ai termometri digitali, sono molto veloci, sono pronti, quelli che adesso si usano a termoscanner, mentre il classico termometro con la colonnina di mercurio che saliva, dovevo stare 5 minuti in attesa della rilevazione della temperatura. E infine la precisione. La precisione è la capacità dello strumento di darci per 2 volte di fila lo stesso risultato. Ci sono strumenti precisi, cioè ci danno sempre lo stesso valore, quelli imprecisi da un minuto all'altro la misura può sballare. Ecco. Quindi diciamo, sono tutte caratteristiche importanti. Però quella di cui adesso andremo a parlare è la sensibilità. Infatti, noi dobbiamo essere consapevoli che tutte le volte che andremo a fare una misurazione, noi andremo a fare un errore. Si parla anche di incertezza. Ecco, l'errore che andiamo a compiere può essere di tre tipi: di sensibilità, un errore casuale e un errore sistematico. Ecco, parliamo intanto dell'errore di sensibilità. Ecco, dipende dalla sensibilità dello strumento. È chiaro che se io voglio misurare
una certa lunghezza, immaginiamo di avere questo oggetto, aspettate, prendo il colore, immaginiamo di voler misurare un oggetto lungo da qua a qua. Beh, ecco che se io questo stesso oggetto, ok, lo misuro con questo strumento, vedete, il problema è che ho un'incertezza abbastanza grande perché cade tra 1 e 1,5. Se invece lo misuro con quest'altro strumento, riesco magari ad apprezzare di più quella che è la lunghezza. Vedo che è circa 1,2, quindi riesco a capire molto, 1,3, insomma, quello che è. Riesco a, ad apprezzare molto di più la misura. Quindi con quale sbaglio di meno? Beh, sbaglio di meno con quello che ha una suddivisione maggiore, quindi con quello che ha una sensibilità migliore. Ecco, questo è l'errore di sensibilità, sostanzialmente, concettualmente. Quindi io parlo di errore di sensibilità, lo definisco come proprio la sensibilità dello strumento. Quindi nel primo righello, nel righello 1, l'errore che vado a compiere è, e questo errore lo chiamerò errore assoluto, ok? Intanto l'ho avuto là questo nome, poi insomma lo definiremo meglio. Questo errore che vado a compiere è di 0,5. L'errore che vado a compiere sul secondo righello è di 1, l'errore che vado a compiere sul terzo righello è di 0,1, perché essendo più suddiviso sbaglio molto di meno, sbaglio da una tacchetta all'altra, ok? Ecco, la misura allora che andremo a scrivere, la scriverò in quale modo? Allora, qui andrete a mettere la misura probabile, più probabile, quella che avete, diciamo, letta nello strumento, e poi qui metterete più o meno l'errore assoluto. In questo caso, l'errore assoluto di sensibilità. Quindi un tipico modo di scrivere potrebbe essere, facendo l'esempio di prima, 1,2, 1,3, quello che era 1,2 più o meno 0,1. Cosa significa questa scrittura? Significa che la scrittura può oscillare. Allora, una volta vado col più, quindi 1,3, una volta vado col meno, quindi 1,1. Beh, vuol dire che la mia misura oscilla tra 1,1 e 1,3, cioè sono qua dentro. Mi sto sbagliando di poco. Quindi vedete che più piccolo è questo errore, e quindi più piccola è la sensibilità dello strumento, è più chiaramente sbaglio di meno. La misura, l'incertezza della misura, sarà minore, quindi ho una misura più giusta, più corretta, ok? Che sarà effetta d'errore, perché non esistono misure senza errori. Però mi sbaglio di poco. Ecco, questo è l'errore assoluto. Adesso cerchiamo di parlare invece che cos'è l'errore assoluto. Facciamo questa differenza. Errore relativo, e poi avremo l'errore relativo percentuale. Si dice tante volte errore percentuale, senza magari specificare che anche questo è un errore relativo. Allora, l'errore assoluto è quello che abbiamo calcolato prima, no? È l'incertezza della misura, ok? È l'errore di sensibilità. Nel nostro caso, questa qui era la sensibilità. Vedremo che ci sono altri modi per calcolare questo errore assoluto, ma uno dei modi è la sensibilità. Poi c'è l'errore relativo. Ecco, l'errore
assoluto lo indico EA, l'errore relativo lo indico col simbolo ER, l'errore percentuale è percentuale. Ecco, l'errore relativo è l'errore assoluto fratto la misura, tratto il valore della misura. Che informazione ci dà l'errore relativo? Questa è una cosa molto importante. Ci dice, cioè sostanzialmente, quanto pesa l'errore. Cioè, rispetto alla misura. Nel senso, io sto sbagliando, immaginiamo di avere queste due misure. 10 più o meno 1 è la prima misura, la seconda misura è 100, anzi facciamo 1000 più o meno 1. Allora, che cosa osservo in queste due misure? In queste due misure vedo che l'errore assoluto di queste due misure è sempre 1, magari mettiamo che siano centimetri, ok. L'errore assoluto è sempre di un centimetro, però l'errore relativo è molto diverso. Se me lo vado a calcolare, su questo l'errore relativo è 1 su 10. Qui l'errore relativo è 1 su 1000. Quindi è decisamente più piccolo questo errore. D'altra parte, basta pensare, insomma, sbagliare 1 su 10, beh, sto sbagliando tanto. Se su 1000 sbaglio di 1, cosa importa quell'1? Cioè, se io quando vado a dare, non so, la distanza da qua a Padova sbaglio di 1 metro, non mi cambia niente. Ma se io devo dare la lunghezza di una stanza, che è 4 metri, e sbaglio di 1 metro, beh, insomma, vuol dire tanto se ci sta o non ci sta a letto, insomma, ok? Quindi lo stesso errore pesa in modo diverso in base alla misura. Ecco, l'errore percentuale è l'errore relativo per cento. Cioè, di solito è più comodo, anziché scrivere l'errore un decimo, lo si scrive, questo qui come risultato mi dà 0,1, lo scrivo in percentuale, 10%. Quindi capisco che sto sbagliando di 10%. Qui invece scriverò 0,001, ok? E quindi qui sto sbagliando moltiplicando per 100, qui sto sbagliando dello 0,1%, cioè qui sto sbagliando di niente praticamente, ok? Ecco, di solito bisognerebbe cercare di avere errori percentuali minori del 5%, potrei anche arrivare al 10% proprio in casi estremi, però insomma l'ideale è stare al di sotto del 5%, perché insomma la misura sia credibile, altrimenti se incominciamo a sbagliare del 20% è una misura che ha poco significato. Ecco, questo è l'errore di sensibilità. Poi abbiamo anche un'altra tipologia di errore, l'errore casuale. Ecco, questa tipologia di errore qui non si sa bene da che cosa dipenda. Ci sono, a volte capita, non lo so, quando prendo, se io chiedo a voi di misurare il banco, ognuno di voi mi darà una misura leggermente diversa. Perché? Perché magari avete spostato un po' il righello, uno un po' più in là, uno un po' più in qua. Insomma, è difficile trovare esattamente la stessa misura. Chi ha ragione? Boh, non si sa, nel senso che ognuno, cioè ogni misura è attendibile. E quindi, immaginando di avere preso tante misure, quindi io ho preso una misura L1, Gianni ha preso L2, Maria L3, ok, avete preso tante misure, ecco, la misura più probabile sarà la media, quindi alla media aritmetica tra queste misure, quindi sarà
L1 più L2 più L3 più L4 più L5 diviso il numero di misure, in questo caso 5, che abbiamo preso. Questa sarà la misura più probabile. Ecco, l'errore lo andiamo allora a stimare come semi dispersione. Cioè prendo il valore, quindi l'errore assoluto, sarà la lunghezza massima, la misura più grande che è stata presa, meno la lunghezza più piccola, questa è la dispersione, cioè di quanto i dati discostano l'uno dall'altro, quindi il valore più grande meno il valore più piccolo. Semi dispersione, quindi devo fare diviso 2. Ecco, questo è l'errore inteso come semi dispersione ed è un errore assoluto. Ecco che allora, vedete che andando a compilare qui la nostra tabellina, ecco, l'errore assoluto può essere visto sia come errore di sensibilità, ma potrebbe anche essere visto come semi dispersione. Quando faccio uno, quando faccio un altro. In sensibilità lo facciamo quando abbiamo una sola misura. La semidispersione la uso invece quando ho più misure, ho più misurazioni. Ok, bene, a questo punto niente, procedo. Questo è il valore, quindi io lo scriverò così, scriverò la media più o meno la semi dispersione. Facciamo un esempio numerico. Non so, ci hanno dato questi valori 2,0. Facciamo adesso, facciamo più semplice, dai. 2, 3, 4, 3. Ok, allora ho preso queste misure, questa è L1, L2, L3, L4. Immaginiamo che siano delle lunghezze espresse tutte in centimetri. Bene, allora, prima cosa che devo fare, faccio la media. Quindi la misura la prendo come valore medio e quindi dovrò fare 2 più 3 più 4 più 3 diviso 4. Risultato 3. Quindi la media è 3. A questo punto calcolo l'errore assoluto. L'errore assoluto lo calcolo come semidispersione. Quindi qua adesso riconosco il valore più grande è 4 meno il valore più piccolo, in questo caso è 2, fratto 2 nella semidispersione. Quindi il risultato 1. Ecco, allora, quanto sarà lunga il mio tavolo, quello che era? Non lo so, no, ci sono centimetri. Quanto sarà lunga la gomma? Ecco, la gomma sarà lunga, devo mettere la misura, quindi lo scrivo così. La lunghezza della gomma sarà 3, devo mettere valore medio, più o meno l'errore assoluto, centimetri. Ecco, un'accortezza, un'osservazione, insomma, da fare. Allora, l'errore assoluto lo devo sempre scrivere con una cifra significativa. Cioè, adesso poi chiarirò cosa significa significativa. Comunque deve sempre avere una cifra. Ok? E la misura dovrà avere un numero di cifre decimali concordi con l'errore assoluto. Allora, cerchiamo di capire cosa si intende con cifre significative. Allora, qua mettiamo un asterisco. Allora, se io dico 1, questa qui ha una cifra significativa.
1.0 ha due cifre significative, 0,1 ha una cifra significativa. Il che significa che gli zeri dopo si contano, quindi questo 0 lo conto, gli zeri prima non si contano. Facciamo altri esempi. 254,0 ha quattro cifre significative, conto anche questo 0. Se scrivo invece 0,25, questo qua ha due cifre significative. Quindi le cifre diverse da 0 le conto tutte. Gli zeri hanno questa caratteristica, gli zeri dopo si contano, gli zeri prima non si contano. Ok. Ecco, gli errori assoluti devono avere una sola cifra. E la misura deve essere concorde con gli errori. Cosa intendo con questo? Se io scrivo 2,0 più o meno 1, una scrittura di questo tipo non ha senso. È sbagliata. Perché? Perché se io ho l'incertezza sull'unità, non ha alcun senso andare a specificare le decine. Scriverò 2 più o meno 1. Il numero di cifre decimali deve essere il medesimo. Così avrebbe un senso invece. Questo è corretto. 2,0 più o meno 0,1. Questo vedete che ha una cifra significativa, l'1. Sto sbagliando sul decimo e qui ho esattamente lo stesso numero di cifre decimali. 3,55 più o meno 0,01. Anche questa è una cosa coerente. Questa ha una cifra significativa e queste due hanno due cifre decimali. E due cifre decimali, quindi ci siamo. Queste sono tutte misure scritte bene. Vediamo che altro possiamo dire. Ecco, si chiuderei dicendo che ad esempio questa scrittura 2 più o meno 0,1, ecco, anche questa è sbagliata. È corretto scrivere 2,0 più o meno 0,1. Anche qui vedete il numero di cifre decimali, qui è concorde e qui no. Ecco, quindi attenzione a come si scrivono queste misure. Poi chiuderei dicendo due parole sugli errori sistematici che abbiamo citato prima, mi pare qua su, avevamo detto. Ok, allora torniamo su un attimo. Ecco qui, allora degli errori di sensibilità ne abbiamo parlato, degli errori casuali anche, d'accordo? Gli errori sistematici sono degli errori proprio da evitare, sono proprio errori brutti. In che senso? Sono quegli errori dovuti a una maltaratura dello strumento. Facciamo, mi spiego meglio. Una bilancia scarica mi segna 5 kg. Questo è uno strumento mal tarato. C'è poco da fare. Allora, se io misuro 15 kg con uno strumento mal tarato, leggo 15 kg, ma una lettura errata perché parto da 5 scarica, quindi di fatto la lettura sarebbe 10 kg, no? Quindi sono degli errori da evitare. Devo controllare bene la taratura dello strumento, sicuramente, quindi non l'errore sistematico. Una delle cose da valutare sarà appunto la taratura. Può essere, quindi abbiamo detto, una maltaratura dello strumento. E l'altra cosa, il classico errore è l'errore di parallasse. L'errore di parallasse nasce quando io ho un contenitore graduato, okay, con dentro del liquido, okay. Io devo fare molta attenzione a mettermi a guardare
devo guardare assolutamente in asse, non devo guardare né dall'alto né dal basso. Se io non lo guardo in asse, posso leggere di più o di meno. Quindi questi errori sono proprio brutti e sono da evitare. Non c'è modo di correggere questi errori. Questi errori, se li compio, è un problema. Quindi si cerca di non farli. Mentre gli altri errori si fanno per forza, l'errore di sensibilità è insito allo strumento, l'errore casuale non dipende da noi. Quelli ci sono, questi errori qui proprio non bisogna commetterli.